Martedì 15 settembre. Luca 18:1-8. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo, il Signore Gesù disse ai discepoli una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai. In una città viveva un giudice che non temeva Dio, né aveva riguardo per alcuno. In quella città c'era anche una vedova che andava da lui e gli diceva: «Fammi giustizia contro il mio avversario». Per un po' di tempo egli non volle, ma poi disse tra sé: «Anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia, perché non venga continuamente a importunarmi». E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il giudice disonesto. E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti, che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il Figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?» Sono contento oggi di incontrare questo brano di Vangelo, proprio nella giornata in cui facciamo memoria della Beata Vergine Addolorata, a cui la devozione popolare ha rivolto continuamente preghiere. Luca parla proprio della necessità di pregare, sempre senza stancarsi mai. Ha a che fare con l'insistenza che diventa perseveranza. Qualcuno dice che è l'ostinazione nel fidarsi di Dio. In ogni caso, questo pregare sempre, mi piace tradurlo con il desiderio di rimanere costantemente in relazione con il Signore, di non lasciare che la relazione con Lui sia al bisogno, quasi come avviene con le medicine. È strano il riferimento a questo giudice di cui parla il Vangelo, uno che sembra senza coscienza, uno che potremmo definire insensibile. A dire il vero, è messo in evidenza perché se persino un giudice con queste caratteristiche è stato indotto a fare giustizia, quanto più farà Dio, evidentemente. C'è proprio allora da essere ostinati nel fidarsi di Dio, anche dentro quegli spazi in cui si ha l'impressione che l'ingiustizia trionfi nel mondo. E così la questione diventa quella di focalizzare il tema della fede. Qui sembra stare il vero problema. Il Figlio dell'uomo, quando tornerà, troverà ancora la fede? Insomma, ciò di cui c'è da preoccuparsi è la questione della fede. E la preghiera è evidentemente espressione di questa fede, del desiderio profondo di rimanere in relazione con Dio. Certo che forse dobbiamo trasformare il nostro dire le preghiere, quasi che Dio ne abbia bisogno come tasse da pagare, dobbiamo trasformarlo in pregare, che ha a che fare con la crescita di consapevolezza dell'essere figli di Dio. Ecco, mi sembra che la preghiera che tiene viva la relazione con Dio abbia l'esito di farci coltivare la nostra figliolanza. E i figli sanno bene che il Padre farà di tutto per prendersi cura di loro. Possono contarci, possono fidarsi. Così la preghiera non assume le forme della pretesa, ma assume la forma dell'attesa, un po' come ha fatto quella vedova che non ha smesso di fidarsi. Buona giornata a tutti.